Questo è mercoledì 24 luglio. E di tre feriti, il bilancio dei due fatti di sangue verificatisi nel tardo pomeriggio di ieri a Napoli, a distanza di un'ora. In corso secondigliano sono rimasti feriti Emilio Barone, 26 anni, pregiudicato, e Massimo Bosco, di 44 anni. Barone si trovava vicino ad un supermercato quando sono giunte due persone in sella ad una moto che hanno sparato alcuni colpi di pistola, ferendolo alla schiena. I due sono poi fuggiti. Nella stessa circostanza è rimasto ferito Massimo Bosco, con precedenti per estorsione. L'uomo si trovava davanti al negozio della ed è stato colpito dal destro, riparato alla San Giovanni Bosco, ne avrà per 20 giorni. L'altro episodio è avvenuto a Pianura, dove una persona con il volto coperto da casco è entrata in un bar, sparando mercoledì 24 di luglio, ero dimenticato. Forze dell'ordine per reati di droga. L'uomo è stato ricoverato all'ospedale San Paolo, dove è stato operato per ferite al torace. Arresti e perquisizioni per un traffico internazionale di droga tra l'Italia e la Colombia, con misure cautelari scattate anche nelle province di Napoli, Milano, Bologna e Pescara. Sono al momento 25 gli indagati, con 19 ordinanze di custodia cautelare. L'organizzazione criminale è operata fra l'Italia, la Colombia, il Perù, la Repubblica Dominicana e la Spagna. Il commissario alla sanità della Campania, Joseph Polimeni, all'ospedale di Nola per parlare con i medici del pronto soccorso di quanto accaduto nella notte tra sabato e domenica scorsa. Questo è mercoledì 24 luglio. Durante il colloquio, il commissario ha ricevuto una chiamata direttamente dal ministro della Salute, Beatrice Lorenzina. Dopo il caso dei pazienti curati a terra all'ospedale di Nola, sono stati sospesi dal servizio il direttore sanitario dell'ospedale, Andrea De Stefano, il responsabile del pronto soccorso, Andrea Manzi, e il responsabile della medicina d'urgenza, nell'attesa che vengano svolte le indagini interne in merito alle eventuali responsabilità. E la sanità in Campania, che secondo gli ultimi dati disponibili, quelli del 2015, è ultima in Italia, non accenna a dare segni di ripresa. Dopo lo scandalo dei pazienti dell'ospedale di Nola, altri due nosocomi di Napoli sono nel caos, il Cardarelli e il Loreto Mare. Il pronto soccorso dell'ospedale del Rione Alto è completamente assediato dalle barelle disseminate ovunque, su cui pazienti e loro familiari attendono per ore prima di poter ricevere assistenza. La situazione è analoga anche a Loreto Mare, corridoi e sale d'attesa invasi da barelle, pazienti che si lamentano per ore prima di essere visitati e parenti, complice la mancanza di un controllo e sicurezza, entrano indisturbati nell'ospedale anche al di fuori dell'orario di visita. E non c'è una protezione assicurativa per questo tipo di infortuni e per tutti gli altri tipi di infortuni occorsi ai poliziotti in servizio. La denuncia è del segretario del sindacato di polizia, il SIULP, Antonio Lazzilli, parlando della vicenda dell'artificiere della polizia Mario Veci, originario del Salernitano, rimasto gravemente ferito per l'esplosione di un ordigno la mattina di Capodanno a Firenze. Lazzilli, annunciando anche l'apertura da parte del sindacato di un conto corrente per raccogliere denaro in favore dell'artificiere, ha spiegato che per la gente non è prevista alcuna polizza assicurativa che copra le spese per il decorso post-operatorio. Mario Vece, ricoverato nel reparto di terapia intensiva del CTO di Careggi a Firenze, ha perso la mano sinistra e ha riportato gravi danni all'occhio destro, sulla cui funzionalità al momento non è possibile effettuare una valutazione. Ed è sospeso da ieri il servizio bus navetta tra Cavalata di Massa e Moro Beverello a Napoli. Proteste giungono dalle isole del Golfo, i cui abitanti sono i principali fruitori del servizio che collega i due scali portuali napoletani, da cui partono i mezzi dei collegamenti marittimi con Caprischi e Procida. È un vero scandalo. Protestano congiuntamente i sindaci di Capri e Anacapri, De Martino e Cerrotta, perché si tratta di un fondamentale servizio soprattutto per chi risiede sulle isole. L'area di Cavalata di Massa, oltre a distare da quella del Moro Beverello, provvista di un percorso pedonale sicuro e costringe i passeggeri a camminare lungo le strade utilizzate da tir e autoveicoli merci di grosse dimensioni. Bene, è tutto per questa edizione. Grazie amici, per essere stati con noi. Buon proseguimento. Arrivederci. Ok, stacco per mercoledì.